Buongiorno dalla Polizia Stradale per la Calabria. A tutti i viaggiatori e ai nostri ascoltatori, si registrano già le prime implementazioni del traffico in direzione sud nella nostra regione, ovviamente in direzione per il raggiungimento delle mete turistiche balneari più famose. Rammentiamo a tutti gli ascoltatori e tutti i viaggiatori che il viadotto Italia è stato completamente riaperto grazie all'intervento di ANAS S.p.A. e dove si procede su unica carreggiata per doppio senso di marcia. Quindi anche in questo caso qualche leggero incolonnamento nei momenti più critici, ma tranquillamente superabili con pochi minuti di pazienza da parte dei viaggiatori e degli ascoltatori. E ricordiamo infine che per tutti i giorni festivi e prefestivi ci sarà la sospensione della circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate, appunto per favorire la viabilità e la fluidità del traffico. Ricordiamo comunque a tutti quanti di usare la massima prudenza, di effettuare frequenti soste, viste le temperature elevate che si stanno raggiungendo in questi giorni e nei prossimi che verranno. E vi ricordiamo, perché per qualunque problematica, in qualunque momento della giornata e della notte, c'è il nostro numero telefonico di emergenza 113 completamente gratuito, cui richiedere assistenza o qualunque genere di informazione che possa essere utile. Nuovamente, buon viaggio! Soffoca, dà fastidio, impedisce movimenti. No, la cintura di sicurezza ci salva la vita. Il resto sono solo scuse che in caso di incidente paghiamo molto caro. Saliamo in macchina e per prima cosa indossiamo la cintura di sicurezza, quella che ci protegge. E c'è ancora la parte più morbida dell'automobile, il sedile. Davanti a noi, a pochi centimetri, abbiamo il volante, il cruscotto, poco più avanti il parabrezza. Solo la cintura di sicurezza ci salva. Se poi la nostra macchina è dotata di airbag, abbiamo un motivo in più per indossare la cintura di sicurezza. I sistemi di airbag sono stati creati appositamente per funzionare insieme alle cinture di sicurezza, altrimenti possono creare delle lesioni gravissime. Le cinture di sicurezza vanno indossate da tutti gli occupanti del veicolo, anche quelli posteriori, che in caso di urto potrebbero urtare contro il sedile davanti o peggio ancora fuoriuscire dal veicolo. Ricordiamoci inoltre della sicurezza dei nostri bambini, di cui noi siamo responsabili, anche quando fanno i capricci. Fino ai 12 anni di età e a 1,5 metri di altezza esistono dei dispositivi di sicurezza idonei e c'è tutta una gamma di seggiolini e adattatori a seconda del peso del bambino. Buone vacanze! Noi siamo con voi!